Siamo nella settimana santa, eh, appena trascorsa Domenica delle Palme e adesso arriva il Triduo Pasquale. Con noi Don Marcello Giuliani, eh, parroco di Villa Ripa e rettore della Chiesa della Santissima Annunziata. Don Marcello, dopo le Palme la settimana santa prosegue e arriviamo al Giovedì Santo. Questo Giovedì Santo con le sue funzioni la famosa, cioè, come si suol dire, lavanda dei piedi, ma questo giovedì santo, per noi, che cos'è? Cosa rappresenta? Grazie Giuseppe per la tua domanda, ecco, siamo davvero nel cuore eh, di tutta la liturgia della settimana santa, ecco, con il triduo, quindi giovedì santo, venerdì santo, il sabato santo, ci accompagna la liturgia alla grande notte, alla grande veglia di Pasqua e poi ovviamente alla grande luce della risurrezione. Il giovedì santo è molto bello, eh, già al mattino con la messa eh, di tutti i sacerdoti, di tutto il presbiterio con il vescovo, perché il giovedì santo ci ricorda anzitutto l'istituzione dell'Eucarestia, il grandissimo dono che ci ha fatto nostro Signore Gesù, che non soltanto ci ricorda il sacrificio della croce, il sacrificio di fatto compiuto nel venerdì santo i duemila anni fa, ma eh, e soprattutto anche la presenza costante di Gesù in mezzo a noi. Eh, ricordiamo che Gesù eh, lo abbiamo eh, chiamato l'Emmanuele nel giorno di Natale, il Dio con noi, che davvero rimane con noi, soprattutto attraverso l'Eucarestia. Allora è una giornata in cui dobbiamo davvero ringraziare tanto. Eh, Dio che ci ha donato il suo figlio e questo figlio che rimane nella nostra storia e questo ci deve dare una grande speranza perché come dico spesso non c'è se davvero noi crediamo come diceva San Francesco come dicevano tanti santi ecco se davvero crediamo eh, e siamo davvero coscienti di questa presenza sempre vicino a noi nelle nostre chiese a due passi dalle nostre case non dobbiamo mai Farci prendere dallo scoraggiamento perché non c'è nessun problema che non possa essere eh, superato con la presenza del Signore. E, e quindi il Giovedì Santo, noi vogliamo ringraziare per il dono dell'Eucarestia, ringraziamo per il dono anche del sacerdozio perché l'Eucarestia e il sacerdozio sono intimamente connessi e sono stati istituiti nello stesso momento durante l'ultima cena del Signore alla presenza degli Apostoli che da quel momento sono diventati sacerdoti eh, e hanno poi dopo che Gesù è salito al Padre hanno davvero fatto quello che Gesù aveva detto in sua memoria, come diciamo sempre durante la celebrazione, fate questo in memoria di me. Un altro grande insegnamento è la bellezza del giovedì santo e anche il gesto della lavanda dei piedi, quel gesto compiuto realmente da Gesù che noi ricordiamo ogni giovedì santo e che soprattutto ci ricorda un grande insegnamento che ci ha voluto lasciare il Signore: regnare e servire. Una frase che abbiamo sentito tante volte, ma che se cerchiamo di mettere anche in pratica ci rendiamo conto davvero della verità di questo insegnamento che ci ha lasciato il Signore. E il Signore, come sempre, non ci ha lasciato solo parole, ma ha fatto tanti, tante opere, tanti ha fatto concretamente quello che ha detto, quindi anche attraverso il gesto di eh, possiamo dire umiliarsi davanti agli apostoli che erano solo creature umane, lui Dio che si mette, come dire, ai piedi degli apostoli, li lava e li gli bacia, glieli asciuga e dice "Ricordatevi di questo gesto, quello che io ho fatto a voi, se volete davvero essere grandi servitevi gli uni gli altri". Questo è un grande insegnamento che ci ha lasciato Gesù, è un insegnamento che non riguarda solo la Chiesa in senso stretto, cioè la sua gerarchia, i sacerdoti, i Vescovi, il Papa, ma riguarda tutti i battezzati, possiamo dire tutti gli uomini. Se noi davvero impariamo a servirci gli uni gli altri, davvero allora stiamo mettendo in pratica il Vangelo. E questo ecco direi che è molto importante nel Giovedì Santo, soprattutto e concludo. Ricordiamoci, ecco, non solo di vivere dei riti, ma eh, soprattutto di viverli interiormente, spiritualmente e soprattutto cerchiamo di tradurli anche in azioni concrete nella nostra vita, perché solo così questi riti molto belli che ci accompagnano soprattutto nel triduo porteranno frutto nella nostra vita, altrimenti rimangono, come dire, delle eh, belle, diciamo, <ride> e bei momenti religiosi che vediamo, ma che poi alla fine però non ci toccano davvero il cuore. Quello che il Signore vuole è che il nostro cuore cambi e il nostro cuore possa trarre giovamento eh, da, da, dall'esempio che ci ha dato eh, Gesù. Allora vi auguro davvero, in questo Giovedì Santo, di poter eh, mettere a frutto eh, soprattutto l'insegnamento del servizio, eh, visibile nella lavanda dei piedi, e dall'altra parte anche ringraziare per il dono dell'eucarestia perché Gesù ha detto prima di ascendere al cielo io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo e davvero rimane con noi rimane in mezzo a noi rimane nella nostra storia e non dobbiamo mai farci scoraggiare anche quando ascoltiamo purtroppo tanta cronaca nera, tante notizie negative che ci possono, come dire, abbattere, ma ricordiamoci che il Signore guida la storia. Vi auguro davvero un buon giovedì santo.